Gianni Ballarini, presidente onorario dell'Accademia Italiana della Cucina. Il suo intervento è un po' controcorrente, fuori sacco, il gusto della piccantezza e il piacere della paura. Certamente, perché noi abbiamo bisogno di quelle paure che sappiamo che non ci danno del male e che possiamo dominarle, anche a tavola. Non mi faccia salire la mosca al naso. Certamente, è un proverbio che tutti quanti conoscono e che è strettamente collegato alla mostarda. Non è la mosca al naso, ma è la moutarde au nez, che è un proverbio francese che è stato tradotto male con la mosca, in quanto la mostarda, come altri elementi piccanti, stimolano non solo la bocca, il naso e, quando è forte, anche gli occhi. E attraverso queste tre stimolazioni stimolano il cervello. Il cervello stimolato può meglio gustare gli altri sapori. E mi dica il valore della mostarda nella tradizione gastronomica italiana e ovviamente padana, perché è qui che si produce. È un valore antichissimo, non dimentichiamo che la senape la troviamo già nel Vangelo. E è quella che dà quell'elemento di piccantezza e di, diciamo così, stimolazione molto particolare. Chi non ha la mostarda cerca altre droghe, chiamiamole nel senso buono, stimolanti, ad esempio il rafano, il peperoncino, e io direi che queste terre sono state antesignate nella trasformazione di questo elemento in un fatto importante di gastronomia, dalla cucina alla gastronomia. Perfetto. Marco Petecchi, delegato di Cremona dell'Accademia Italiana della Cucina. La delegazione di Cremona festeggia oggi, quest'anno, il 50° di fondazione e lo fa con la mostarda. Perché questa scelta? Questa appunto è una scelta che è stata dettata perché la mostarda è un prodotto tipico cremonese. Come sappiamo, la mostarda, che è un alimento che è nato già dal 1300, nel corso di questi secoli ha avuto numerose evoluzioni. Queste evoluzioni hanno portato ad oggi ad un prodotto diverso dall'inizio. Abbiamo voluto appunto celebrare questo prodotto perché con questo nuovo libro che presentiamo oggi abbiamo introdotto delle nuove ricette che vengono utilizzate dagli chef stellati di tutta Italia. Bravi. Carla Bertinelli Spotti, accademica della cucina, ha scritto un libro, La mostarda di Cremona, che viene presentato oggi. È una seconda edizione, il libro era nato all'inizio degli anni 2000-2001, non ricordo, e questa edizione nuova si è arricchita della presentazione del professor Ballarini, che è il presidente onorario dell'Accademia, e la cosa ci onora molto. E poi due studi interessantissimi, uno curato da Fausto Arrighi, che ha intervistato per conto nostro, mandando un questionario, alcuni chef stellati. L'indagine è partita su 80 addirittura. Di 6 abbiamo messo sul volume le ricette più interessanti che accostano la mostarda a dei piatti particolari. La cosa più curiosa è quella di un cuoco napoletano che ha preparato non una ma due ricette, la lingua di vitello con la maionese e le animelle con la maionese. Per cui l'abbiamo portata anche nel sud Italia, dove è poco conosciuta veramente. Quindi uno degli... L'altro intervento è quello di Annalisa Rebecchi, la mostarda e i formaggi. Perché i cremonesi hanno capito che se l'abbinavano solo ai lessi e ai bolliti non avrebbe avuto grande diffusione oppure un tempo limitato di vendita. Con l'abbinamento ai formaggi la si vende tutto l'anno. Ambrogio Saronni è coautore del libro scritto con Carla Bertinelli Spotti, La mostarda di Cremona, ed è anche autore di alcune ricette particolari. Sì, nella riedizione di questo volumetto, che è stato ripreso dall'Accademia, ci sono ricette nuove. Il libro comprende una quarantina di ricette, diciamo, di mostarda diverse, e fra queste ci sono due ricette nuove. Una ricetta con il frutto dei cachi, il caco, che è difficile da realizzare, però è possibile ed è molto molto fattibile. E una ricetta con lo scalogno, visto il nuovo successo, diciamo, di questo vegetale, insomma, abbiamo pensato di fare appunto di presentare anche una ricetta dello scalogno. Perfetto. Un grazie per la tua laurea all'assessore Fabio.
idea che è stata accolta con molto favore dalla Giunta Camerale. La vicinanza della Regione alla manifestazione è anche manifestata dalla presenza dell'assessore Cappellini e del consigliere Malvezzi, che ringraziamo per la presenza. Per una felice coincidenza, l'iniziativa si è sposata perfettamente con la volontà dell'Accademia Italiana della Provincia di Cremona, prodotti che, insieme ai 14 IOP e IGP, testimoniano come la nostra provincia possa vantare un'identità. È molto interessante da questo punto di vista. Volevo dire, partiamo da lì, non so se sia in atto una forma di colonizzazione autonoma, ma se c'è è involontaria. Stiamo vivendo un momento di forti accorpamenti, di razionalizzazione. Non solo la Mostarda, perché Cremona l'aveva già vinto. Pagando la Mostarda, Cremona l'aveva vinto, per cui non c'è dubbio che l'80% della produzione lombarda e Mostarda stia in provincia di Cremona, che ha una vocazione anche industriale, mentre un altro la tradizione e la vocazione è sostanzialmente domestica, cioè da noi ci sono tanti produttori di Mostarda che però svolgono la propria attività all'interno del proprio ciclo domestico, che a volte si allarga perché in virtù delle